Quell'epoca era stata istituita una task force che era costituita da Maurri da una parte e da De Fazio come criminologo dall'altra, che si occupò direttamente del caso. Io perciò non partecipai ai sopralluoghi, diciamo partecipai in maniera molto laterale all'attività autoptica, perché tutte le volte che c'è stato un caso dei delitti, diciamo, del mostro di Firenze, mi sono sempre interessato, anche se il caso è stato di volta in volta affidato a Maurri come primo operatore e poi a un'equipe variabile in funzione delle persone che erano in quel momento disponibili a effettuare l'attività autoptica, per cui ci fu un caso in cui una nostra collega fece il sopralluogo e conseguentemente l'autorità giudiziaria la affiancò a Maurri, però anche in questi casi io ho sempre partecipato, cioè sono sempre presenziato in sala alle attività Erano i due settorie. turisti francesi, no? Se non I due sbaglio. turisti francesi erano quelli di Scopeti, sì. Però diciamo lei era in sala autoptica. Ero in sala autoptica e quel caso ha fatto molto discutere, soprattutto per quanto riguarda la cronologia della morte. C'è stata una grossa discussione non soltanto all'interno dei periti, ma anche fra di noi, perché l'avere attribuito la morte in una giornata diversa da quella che normalmente era la giornata tipica del mostro di Firenze, è stato praticamente una spinta portata avanti dal professor Maurri, che essendo chiaramente il più esperto di noi è colui che ha avuto praticamente l'ultima parola sulla vicenda, ma in realtà le persone che hanno partecipato all'autopsia non erano del tutto sicure e certe della data della morte, perché sinceramente c'erano alcuni elementi che la facevano anticipare rispetto al momento in cui realmente è stata situata. Ecco, infatti ricordo che l'equipe modenese di De Fazio attribuì al sabato. Mentre Maurri l'attribuì alla domenica. Alla domenica. E io ero, diciamo, più in armonia con l'equipe di De Fazio. Il problema allora molto, la discussione allora si incentrò prevalentemente sul fatto che in una tenda la temperatura aumenta molto e conseguentemente i fenomeni cadaverici si sviluppano con molta più rapidità rispetto a una persona che non è in una tenda assolata. Però lì eravamo non in una tenda assolata, eravamo in un bosco, per cui eravamo in una situazione perlomeno di mezza ombra, non soltanto, ma c'erano tutta una serie di elementi, soprattutto la fauna cadaverica, l'entomologia cadaverica, che deponeva per un'anticipazione della morte al sabato. E poi la donna era dietro, l'uomo era L'uomo era fuori, esterno, sì. e la condizione del cadavere, da quello che mi riportano insomma, questi signori, è simile alla donna, Sì, diciamo. è abbastanza simile alla donna. Però all'epoca ci fu proprio questa presa di A livello di posizione. larve, no? Ci sono Sì, delle larve di quasi 1 centimetro, insomma, anche sull'uomo. certo. E il fatto della lunghezza delle larve chiaramente è fondamentale per riuscire a risalire in funzione del tipo di larva al momento della deposizione delle uova. Ecco, per questo io personalmente e altri colleghi anche dell'istituto erano orientati per il sabato sera. Diciamo una cosa, l'entomologia cadaverica è una scienza molto antica, perché se noi prendiamo anche i vecchi trattati di medicina legale troviamo gli squadroni della morte descritti, però in realtà la grossa esperienza si è avuta negli Stati Uniti d'America con la fattoria dei corpi, ovvero sia con l'esposizione alle intemperie e alla fauna di cadaveri che sono stati studiati e classificati dagli medici legali americani. Successivamente questo tipo di attività è stata svolta da Francesco Introna qui in Italia e infatti per questo dico Francesco Introna è la persona che ha più esperienza in questo tipo di rilevazione.
Non avevamo una preparazione sufficiente. Adesso la situazione è molto cambiata in questi ultimi anni e dal punto di vista traumatologico soprattutto noi abbiamo uno studio più approfondito dell'entomologia cadaverica che prima non avevamo. Adesso non fare l'entomologia cadaverica potrebbe essere una situazione di negligenza da parte del consulente. Quanto può essere valido fare una, diciamo, una sorta di valutazione da una relazione da delle foto rispetto al... Allora, consideriamo due fatti, che le relazioni medico-legali hanno la caratteristica di essere descrittive, per cui il medico legale nel momento in cui scrive una relazione descrive e non fa diagnosi. La diagnosi e l'epicrisi avviene soltanto alla fine della relazione, per cui già la descrizione può essere utilizzabile. In più le foto che riescono a evocare immediatamente l'immagine di quello che si è descritto servono in maniera abbastanza preponderante a dare un quadro molto obiettivo della situazione. Sì, le foto dell'epoca che ho potuto riesaminare sono abbastanza significative per anticipare la data dell'evento morte alla notte del sabato, cioè alla notte intercorrente fra il sabato e la domenica, perché ci sono fenomeni putrefattivi molto avanzati e c'è uno sviluppo di larve sufficientemente ampio da poter ipotizzare questo momento come cronologia della morte. Anche sul cadavere dell'uomo? Anche sul cadavere dell'uomo. Che ricordiamo... Che invece di essere all'interno della tenda e pertanto non sottoposto al teorico calore accumulato all'interno dell'abitacolo della tenda, era all'aperto e pertanto esposto sì al calore, al sole, però non con quella diciamo eccessiva importanza che è stata data alla tenda stessa.
di muratori andrà a ripulire qualche casa e troverà i resti, troverà la biblioteca del mostro con tutti i vasetti con dentro i feticci. Diciamo il fiume Sieve. Il fiume Sieve scende dritto, confuso come una retta da nord a sud e guarda caso passa da Ponte Sieve e da Ponte Niccheri e in mezzo si trova Bagno Aripoli. Bagno Aripoli è una cittadina attaccata a Firenze praticamente, al sud-est di Firenze, che deve avere qualche cosa di molto importante, non solo perché si trova su questa linea retta che scende e che segue appunto il decorso del fiume Sieve, ma perché nel famoso messaggio alla dottoressa della Monica, il mostro parla di Piazza della Repubblica con una B e non con due B. Si disse il mostro ha commesso un errore. Ma il mostro è una persona che probabilmente non conosce bene l'italiano, come tanti non lo conoscono, pur avendo fatto studi di un certo livello. In Toscana, a Firenze, lì è difficile non conoscere l'italiano, nel senso che lo conoscono meglio di noi, meglio di chiunque di noi. Il mostro è una persona che sta ben attenta a non lasciare il suo DNA sulla saliva, eccetera, quindi pensate, si porta la lettera già affrancata, con già la plastica, in cui mette il trofeo e lo manda, quindi già affrancata, già scritta, quindi tutte le lettere sono ritagliate, nessuna è attaccata con la saliva o in qualche altro modo, no? Allora uno che fa così, ce lo vedete a lasciare la B, evidentemente la B può essere anche stata tralasciata come indicazione, ma non è indicazione positiva, bensì un'indicazione negativa. Cioè se in una lettera che di per sé costituisce un messaggio di grandissima importanza, no? per le ragioni che lo hanno spinto, ma una lettera dove non c'è nient'altro, dove non c'è nessun'altra indicazione, forse l'unica indicazione è proprio quello che manca, non quello che c'è, che è una sola B. E allora B ho cercato di trovare qualche paese che cominciasse con B, e l'unico che si trova lì è a Bagno Aripoli. E a Bagno Aripoli c'è Santa Teresa, la clinica. Mi hanno già denunciato ampiamente, ma la nuova gestione. Ma quella è una clinica che sta lì da tanti anni, e io mi riferisco agli anni tra fine anni 50, forse inizio anni 60. Ecco, forse quella clinica può aver soggiornato la madre del mostro, quando appunto era una clinica per questo tipo, una clinica per, adesso è per vecchie, se voi non la conoscete, andateci, perché se potete immaginare nelle vostre fantasie un posto dove possa venire il mostro, è quello. Comunque, a prescindere da questo fatto, ecco, a Bagno Aripoli esiste tra l'altro sia Villa Santa Teresa sia Villa Santa Monica oltretutto. Bagno Aripoli è importante per qualche ragione, forse una di queste ragioni, una delle ragioni è questa. A questo punto, San Piero a Sieve, Bagno Aripoli, il Mugello, ci sono una serie di indicazioni estremamente, l'operazione chirurgica,
il tumore al seno, all'utero. Una volta facevano un'operazione, tutte e due toglievano, una persona, per esempio una donna aveva un tumore all'utero, non toglievano solo l'utero ma anche il seno perché pensavano o viceversa. E questo lo facevano appunto in quegli anni che va dal 55 al 61, 62, poi gli interventi sono molto migliorati, ma è proprio in quel periodo era così, ed era proprio quello il periodo in cui il mostro aveva l'età giusta per avere il trauma, il forte trauma, rappresentato da una madre che abbia avuto questo intervento, posso immaginare cosa poteva essere in quel momento. Questo all'epoca, negli anni Ottanta, lei nella sua relazione indicò... Sì, sì, tutto indicava, tutte le strade indicava, anche quello che si doveva fare fisicamente, perché io feci questa cosa, lo sanno tutti, per il SISD, quindi era uno scopo investigativo, non era mica... Come venne in mente poi di rivolgersi... Vuoi rispondere? Non è il mio. Certo. Venne in mente poi agli inquirenti di rivolgersi ad una... violento per Gianni, era un, come possiamo dire, un grezzo contadino, non era violento. E come gli venne in mente? Gli venne in mente per mille motivi, io conosco bene la storia, quindi... Allora, innanzitutto c'è una deformazione di professionale, per cui... La polizia, quando cominciò a occuparsi di questa cosa e quando cominciarono a pensare al cosiddetto mostro, ritennero che un mostro dovesse essere brutto. E quindi, dopo le prime indagini che furono fatte così alla Carlona, però poi andarono in generale, si servirono persino una cosa che io scrissi un'intervista che feci però credo nell'86-87, insomma subito dopo, sul giornale, o addirittura prima dell'ultima, e allora c'era l'Europeo, no? E io dissi che il mostro doveva, che era uno scapolo, oppure che viveva con la mamma, allora sottoposto un'analisi di tutti gli scapoli di Firenze, e fecero bene perché tutti quelli che vivevano con la mamma. E così, fra le altre cose, raccolsero informazioni su personaggi, c'erano una decina di personaggi brutti come la fame, che sarebbe di notte di spaventi, no? Che avevano fama di essere violenti e negativi. Personalità di questi, del Pacciani e dei suoi tra questi il Pacciani, perché il Pacciani? Perché il Pacciani già aveva, avendo questo carattere di fuoco, quindi litigando con tutti, non è che avesse una buona fama fra le persone con cui aveva contatto, soprattutto quando beveva. E quindi c'era lettera anonima, c'era questa lettera anonima. Ora, il povero Pacciani comunque viveva la sua vita tranquillamente, no? Però Pacciani aveva un precedente. Il precedente era che aveva ucciso un signore che era stato scoperto, che lui aveva scoperto in come dire, conversazione amorosa con quella che era la sua fidanzata dell'epoca. Pacciani allora aveva 18 anni. La ragazza ne aveva 15, si chiamava Miranda Bugli. Il signore in questione era un uomo di 40 anni, adesso non ricordo il cognome, Bonini, il quale faceva uno strano mestiere, era uno di quelli che andava vendendo corredi
casa per casa, bussando alla porta. E questi signori avevano fama di saperci fare con le ragazze, perché un po' nel corredo, qualche capo glielo regalavano in un modo o nell'altro, riuscivano. La Miranda, di cui il Pacciani era ancora fortemente innamorato, era una bella ragazza, aveva 15 anni, faceva pastorella, quindi potete immaginare che successe, che quel giorno questo signore la raggiunse su a pascolare le pecore e Pacciani era stato mandato dal padre a portare i ferri a Santa Madonna, a quello che fa il ferro, il fabbro, giusto. E visto che aveva fatto presto, ha pensato di andare a casa della Miranda, che il genitore disse: no, guarda che sta in campagna, a quel posto lì. Quindi lui andò in quel posto a trovarla e la trovò che invece stava con costui. A questo punto Miranda disse: prendilo, ammazzalo, perché è stato lui, naturalmente ha avuto a che dire. E hanno cominciato una colluttazione e la ragazza era molto preoccupata di giustificarsi e di dire: mi ha preso la forza. E Pacciani si lanciò contro questo, ma Pacciani era la metà di questo, per cui Bonini lo prese per il collo a un certo punto, vedendosi perduto Pacciani tirò fuori il suo coltello, uno di questi insomma che aveva in tasca, no? E con questo dette un unico colpo, ma fu sfortunato lui, ancora di più il Bonini morì, prese questo colpo sulla tempia e morì. Il Pacciani rimase inebetito da questa cosa e rimase lì, si fece arrestare tranquillamente, senza muovere un dito, senza minimamente dire: non sono stato io, non ho fatto io. Si fece difendere dall'avvocato Dante. L'avvocato Dante era un principe del foro di Firenze, ma aveva anche un'altra qualità: era quel capo dei partigiani che in un'azione famosa il Pacciani ferito, una volta ferito l'avvocato Dante, se lo prese sul gruppone, le fece 2 chilometri a piedi con l'avvocato in un braccio e lo portò all'ospedale dove lo si salvò. Per cui l'avvocato lo difese gratis. Ma come lo difese? Lo difese, ovviamente nessuno avrebbe potuto parlare di legittima difesa in quel modo, né di, in realtà c'è stata una rissa fra due, no? Che si era conclusa tragicamente. E allora che cosa fece? Per difendere Pacciani tirò fuori il delitto d'onore e disse, e quindi esagerò, no? E quindi raccontò una cosa che non era vera, cioè Pacciani veniva dall'alto e aveva visto benissimo quello che era successo, anche se avrebbe voluto non vederlo. Invece lui disse che Pacciani si era nascosto dietro un cespuglio, questo cespuglio, e aveva visto che questo signore aveva cominciato a prendere le mire a Miranda e che poi l'aveva tirato fuori il seno sinistro. Questa cosa del seno sinistro fu una cosa gravissima. E allora Pacciani a questo punto è imbestialito, era uscito fuori, insomma. Nessuno disse, e non ci fu verso di fare dire un intero processo, questa è una cosa allucinante, che Miranda Bugli era stata condannata insieme a Pacciani e sarà fatta 4 anni di galera per istigazione al delitto. Primo, no, cos'è passato, cosa i giornalisti hanno fatto passare, giornalisti che poi Pacciani non era, come si suol dire, un fiorellino, ce l'aveva a morte con i giornalisti, perché pensava che solo i giornalisti lo avessero fatto trovare in questi guai, e i giornalisti lo ripagavano. Ci fosse stato uno a mettere in dubbio qualcosa, no? Tutte le valigie passate da questura diventavano arrovolato, fino al punto di tacere tutto, quindi nessuno sa
che nella realtà Pacciani venne condannato a 14 anni perché gli furono riconosciute le cose di onore. La ragazza venne condannata a 4 anni per istigazione a delitto. Al contrario, la gente sa che Pacciani ucciso un amico, fece l'amore davanti al cadavere del Bonini che aveva ammazzato, trucidandolo. Pacciani andò in galera, si è fatto i 14 anni lavorando sempre come un dannato, come un disgraziato, mettendosi da parte lira dopo lira perché era taccagno come un paperone dei paperoni. E nel frattempo che stava in galera, poi un paio d'eredità, insomma, quando è uscito dalla galera era un ragazzo ancora giovane perché aveva 14 più 18, 32 anni, decise di prendere moglie. Poteva farlo e andò a prendere moglie come se compra una mucca, gli avevano parlato di questa che stava sull'Appennino tra la Toscana e l'Emilia, e quindi andò a prendersi lì l'Angiolina e con cui costruì una famiglia. E naturalmente però aveva questo precedente. E allora ecco perché le lettere anonime, quindi lui entrò nell'indagine della polizia sin dall'inizio. Dopodiché Vigna, che è giustamente un uomo intelligente, quando gli portarono Pacciani, eccetera, tenete conto che il maresciallo dei carabinieri di, come si chiama, del paese di Pacciani, di Minoliti, ecco. Tutto pensava tranne che questo fosse il mostro. Gli avevano fatto fare 50 perquisizioni in ogni momento, ogni delitto scrivevano che lui andava il mostro. Perché scrivevano? Perché lui aveva litigato con certi amici suoi, i cosiddetti compagni di merenda. Il più grave di tutti era il più disgraziato di tutti era il Nesi, no? Il Nesi era quello che galantuomo, il quale aveva le mignotte a Firenze, no? Poi radunava i ragazzi di San Casciano, li portava dalla mignotta e si faceva pagare dai ragazzi dalla mignotta. E lui campava così. Ce l'aveva con Pacciani perché Pacciani gli aveva portato, non mi ricordo che cosa, lui se l'ha tenuto, insomma, tutta una sera si erano litigati. E questo scriveva ultimamente e divenne il super testimone contro Pacciani. Quello che l'aveva visto, che l'aveva fatto tutto, eccetera. Dal punto di vista psichiatrico, possiamo dire che Pietro Pacciani è anche così, anche se lei non ha sottoposto l'iniziale, Mario Vanni e Lotti. Che cosa possiamo dire? Possono essere compatibili con la personalità di un serial killer? Nel modo più assoluto. Allora, Lotti era un povero deficiente, come si dice, un parafrenico, si dice. È rimasto bambino perché è stato utilizzato malamente, è stato utilizzato contro se stesso in maniera bieca, e qualcuno, io spero, non voglio fare nomi, ma quelli che l'hanno fatto lo dovranno pagare. Lo dovranno pagare perché se c'è una giustizia non terrena ma divina, ci dovranno pensare, perché non si prende un disgraziato ospite della comunità, uno che parla con i marziani, che tutti lo sanno, e si utilizza in questo modo, gli si fa dire di tutto, è il contrario di tutto. Vanni era stato il postino di quella città e l'unica cosa di male che ha fatto questo disgraziato è di bere una quantità industriale di vino, nonché di cercare di proteggersi, e quindi quando vedeva gli occhi di Pacciani nel primo processo, no? Diceva, noi si andava a fare delle merende, e il giudice, se lei non lo ha tacciato di essere reticente, eccetera, no? E quello evidentemente più di questo non poteva dire, l'abbiamo visto mille volte col saluto romano, che è il procuratore canessa gli prende un cancro, no? Perché non mi manda a casa, insomma, questo, come si fa a prendere uno in quel modo e farlo passare per il mostro di Firenze? Come si fa? Con un coltello, gli hanno trovato un coltello dentro il forno. Ma io sto a casa mia, se vuoi andare nel forno, probabilmente un coltello c'è, ma forno della cucina a legna, insomma, non esiste. Poi quale coltello? Un coltello, qualunque, da casa sua. Qui anche per lei, come pensiamo noi. Il Pacciani era un perbenista,
un uomo di cui si può dire tutto, tranne che non fosse una persona che non avrebbe violato una legge neanche a pagarla a peso d'oro. Violento, picchiava la figlia con santa ragione, perché la figlia ne aveva fatte tutti i colori, ma anche un padre generoso che ha dato tutto quello che poteva, ha lavorato tutta la sua vita conservando il briciolo per briciolo. È stato presentato come una specie di animale violento. Ecco, lì c'è quel quadretto lì, me l'ha dato lui, quello sotto, non quello sopra, quello del quadro di caccia. Ecco, dice al mio professore: diventa una scena di caccia. Ma la fai una scena di caccia? Io ho detto sì, faccio una scena di caccia. Allora quello lì diventava l'esempio della violenza, perché ma quale contadino non va a caccia, non c'era un fucile di quelli che avevano in carica ancora, che quello c'aveva, e gli avevano poi denunciato pure quello. E la moglie certo la maltrattava, la picchiava anche, però lo stesso quando gliel'hanno portato via hanno fatto un'azione da Gestapo. Gli hanno portato via una vecchia rimbambita, perché era già rimbambita da tempo, no? La Giolina Pagni. L'hanno chiusa in una clinica, e come se lui non fosse il legittimo marito non gli hanno detto dove stava, perché dovevano far passare all'opinione pubblica l'idea che Pacciani avrebbe ucciso la moglie, poi il mostro, l'avevano costretti a liberare il mostro, e il mostro avrebbe ucciso la moglie. Vergogna, sono andato io, mia moglie è andata a rischio, identificati, portati tutti al commissariato, tutti i carabinieri portati, identificati, perché siamo andati a cercare di far incontrare Pacciani con la moglie legittima, da cui non si era mai separato, nessuna autorità l'aveva separati, va bene? Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che con Pacciani hanno preso un abbaglio fenomenale, che ha preso Perugini purtroppo, che fece comodo in quel momento, ecco, non diciamo più, e che poi fu portato fino alle estreme conseguenze per salvare piuttosto varie carriere che conosciamo, e per e ormai la storia di Firenze, del Museo di Firenze, è un grande affresco che fa gola a tutti quelli che ci vogliono guadagnare sopra o mangiare o fare carriera o non perdere qualcosa o così via, e gli unici disgraziati sono quelli che ci hanno lavorato. Povero Canessa innanzitutto, che sotto 40 anni non si riesce a buttare via questa storia, e io che mi sono illuso per tanto tempo di poter dare un contributo alla giustizia, che da qualunque parte che l'avessi dato, solo perché era un contributo intelligente, non per dire che io sia intelligente, ma il contributo lo era, non è stato mai utilizzato in nessun senso, perché era sempre politicamente scorretto rispetto a quello che invece doveva essere la realtà. E poi, come molti pensano, il mostro di Firenze è un individuo che non è stato mai individuato, è agito per 17 anni, ma non è stato mai... Vox populi, vox dei, basta andare a Firenze e parlare con un tassinaro qualunque, glielo dice. E a Firenze fra l'altro dicono anche che il mostro è vivo, sta da qualche parte, sta in una di queste vallate del nord, fra il Piemonte, la Val d'Aosta, eccetera, e che ogni tanto qualche sparizione di donna, qualche ammazzamento di quelle zone può venire. Queste sono le ultime che dicono i tassinari, la gente di Firenze. Insomma, che dovrebbe essere, e invece no, Pacciani era così, era nato in una famiglia, non aveva studiato, ma no, aveva fatto il partigiano, non sapeva fare di tutto, tranne che tagliasse la bistecca alla Fiorentina, fra le altre cose, che l'abile tagliatore, quando l'abbiamo portato al ristorante a mangiare la bistecca alla Fiorentina, ho dovuto truccare un giornalista, Beppe Gualazzini, seduto truccati, amico mio, che se no non lui voleva parlare con nessun giornalista, ha accettato solo due, io sono riuscito a fare accettare due cose, una con Borrelli a TG1, siamo andati là, però sempre con me che facevo
devo garantirgli la buona fede dei giornalisti. Allora, e l'altro Gualazzini, che devo dire, c'era l'unico che c'era quantomeno messo in dubbio le cose che venivano dette nel processo. Finito il processo, assolto, l'abbiamo portato a Firenze, Coco Trippone, nell'osteria, eccetera. E lui, Allora, le sette sataniche, girate anche questa. Allora, le sette sataniche, allora io ho parlato sempre di sette esoteriche e forse sataniche, ma dicendo che le sette di questo tipo entrano nel background culturale del mostro, cioè il mostro ha frequentato, può aver frequentato ambienti di questo tipo, dove ha formato questa sua religiosità perversa. Per cui sappiamo con certezza, per esempio, che il mostro ce l'ha col crocifisso, sia perché strappa il crocifisso dal petto della Rontini, no? Lo getta lontano, sia perché in occasione sempre dell'inizio del processo di primo grado va a oltraggiare le tombe, proprio delle tombe, le lapidi della Rontini e dell'uomo, in particolare distruggendo la croce, se ancora una seconda volta, della Rontini. Anche alla Pettini nel 74 e a Gentilcore andò al cimitero di Borgo San Lorenzo. Esatto, perché? Perché la Pettini e Gentilcore siamo, la Pettini e Gentilcore siamo nella fase, lui uccide la prima donna che è la, come si chiama, la siciliana, Barbara Locci, no? Perché è di pubblico scandalo. E perché soprattutto, sostengo io, glielo andavo a fare sotto casa, perché abitava lì. E salva il bambino, perché lui si identifica nel bambino, in quel bambino. Questo è il primo delitto. Da questo delitto non fa testo, non è ancora non c'è il delirio, no? C'è l'idea, forse in quel periodo lui frequentava sette o cose di questo tipo. Comunque c'ha 18 anni, entra in possesso della pistola che ormai direi quasi sicuramente tutti sanno, gli ha dato Vinci, come si chiama, Francesco Vinci, che era l'unico malavitoso che poteva dargli la pistola, che peraltro era la pistola, l'unica, una o delle due o tre, erano due o tre, poi l'ultima sono state trovate, quindi l'unica che manca all'appello era la pistola, guarda caso, di un signore di Villa Cidro, no? Che emigra in Olanda, però in Olanda non c'è più traccia della pistola. Tutti gli emigranti di quel tipo, eccetera, io vengo da un paese di emigranti e so che hanno una pistola, un fucile, eccetera, alcuni lo buttano via perché altri lo danno ai carabinieri, altri ancora lo danno a quello, cioè, ma sta questo malavitoso si è preso lui, punto. Allora, il mostro si fa dare la pistola, ecco perché